Buonasera a tutti i web spettatori per questa nuova puntata di Open Market. Oggi è venerdì 30 novembre e iniziamo questa nuova puntata partendo dall'analisi dei mercati così come l'avevamo lasciata 15 giorni fa. 15 giorni fa ci eravamo lasciati dicendo che i mercati avrebbero fatto un rimbalzo dopo quella discesa abbastanza consistente che c'era stata. E avevamo pensato il lunedì successivo vedremo l'indice italiano già salire del 3%. Ci aspettavamo, a dire la verità, un rialzo meno continuo. Avremmo aspettato una settimana per poi vedere ulteriori ribassi. Fortunatamente per l'economia, diciamo, e per la finanza e per gli investitori, invece il mercato è andato su per quasi 2 settimane. Ancora ad oggi il mercato è sostanzialmente orientato al rialzo, anche se il rialzo non è stato di una consistenza tale a livello percentuale, tant'è che i massimi precedenti non sono stati superati. Attualmente i mercati azionari, e di converso i mercati delle obbligazioni e anche dei titoli di Stato italiano, e i mercati dei metalli preziosi sono tutti in un punto di svolta e di conseguenza non solo rispetto ai livelli di prezzo raggiunti che se superati potrebbero far continuare il trend, nonostante quello che noi dicevamo le 2 settimane fa, in cui ci attendevamo un ritracciamento dei mercati, che attualmente è ancora possibile. Ma tutta questa situazione di attesa, di bilico tra il proseguire questa tendenza o invertire la tendenza come ci aspettavamo, è dovuta a dei fattori che sono ancora pendenti, dei fattori politici ed economici e decisioni che debbono essere prese a livello di politica, che sono ancora pendenti sulle decisioni degli investitori istituzionali. Infatti è ancora in sospeso, e lo sarà probabilmente fino a fine dicembre, la decisione sul prolungamento del fiscal cliff negli Stati Uniti, quindi del prolungare le agevolazioni fiscali che ci sono state negli ultimi anni e che almeno sinora hanno fatto sì che dipendesse in parte dalla crisi generata dal crollo dei mutui subprime nel 2008. Anche se, ciononostante, si hanno già negli Stati Uniti alcuni piccoli segnali che lasciano intravedere un possibile rallentamento, tra cui il dato uscito sulle nuove richieste di nuovi sussidi alla disoccupazione inizi settimana, in cui si inizia a vedere un'inversione di tendenza rispetto a ciò che era stato nei mesi precedenti, in cui i nuovi sussidi erano andati via via calando, mentre ci sono state nell'ultima settimana un aumento delle richieste di nuovi sussidi. Allo stesso tempo è di nuovo aumentato l'indice che misura le vendite pendenti di immobili negli Stati Uniti, e anche questo è un segnale leggermente negativo. Potrebbe essere leggermente negativo per i mercati in previsione, poiché questi sono dati che possono in qualche modo dare idea di un rallentamento dei consumi e dell'economia nei prossimi mesi. Allo stesso modo, in Europa l'inflazione è leggermente decelerata, fortunatamente per i consumatori, ma stavolta segnaliamo che la diminuzione non è solo dovuta al costo dell'energia, della benzina in particolare, che è sceso nell'ultimo mese, ma anche a un calo dei prezzi fatti dai produttori, è dovuto chiaramente a una scarsità della una domanda che inizia a scarseggiare sempre di più. E anche questo è un sintomo di rallentamento dei consumi che lascia prevedere un ulteriore rallentamento dell'economia nei prossimi mesi. È di oggi la notizia che da Draghi, il governatore della Banca Centrale Europea Draghi, in Francia, insieme alla presidentessa del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, che hanno sottolineato come, nel caso più ottimistico proposto da Draghi, in Italia in particolare, o comunque in Europa, una ripresa vera non si vedrà prima della seconda metà del 2013. E a mio avviso è comunque questa una visione ottimistica.
D'altro canto, Draghi segnalava sempre oggi in quella sede come fosse necessario a questo punto, dopo aver guadagnato tempo con la Banca Centrale Europea, come fosse necessario a tal punto che la politica, quindi le politiche governative dei vari stati dell'Unione Monetaria, facessero prendessero le decisioni e facessero le riforme tali che potrebbero contribuire, nonostante la situazione abbastanza particolare, abbastanza lenta in economia, di prendere quelle riforme, di fare quelle riforme che potrebbero in qualche modo liberare risorse e dare un incremento alla produttività, per cui, pur mantenendo bassi i costi ai livelli attuali, potrebbe ciò far sì che i tassi di profitto siano più elevati e quindi in qualche modo far sì che i redditi aumentino in maniera diffusa e di conseguenza aumentino di nuovo i consumi. Resta un dubbio a me, resta un dubbio, come sicuramente è un dubbio che resta a molti che si occupano di economia, e cioè è vero tutto quello che dice Draghi, c'è bisogno di riforme, in particolare nel mercato del lavoro, ci vuole più flessibilità, però resta il fatto che la pressione fiscale, in particolare in Italia, è molto elevata e resta tale. E con una pressione fiscale di questo, per quanto vogliamo liberare le risorse, per quanto vogliamo riformare il mercato del lavoro, credo sia difficile che i consumi nei prossimi anni possano avere degli incrementi tali da portare il prodotto interno lordo italiano in particolare, ma anche degli altri stati dell'Eurozona che vivono difficoltà in questo momento, a un livello tale che possano con tali incrementi compensare le entrate fiscali in maniera tale da riuscire a pagare interessi sul debito senza intaccare troppo la spesa dello Stato per le altre per, non so, per la sanità o comunque per gli altri servizi sociali. Questo, a mio avviso, resta un problema molto grosso, cioè fino a quando si guarda al rapporto debito pubblico prodotto interno lordo. E fino a quando i tassi resteranno più o meno a questi livelli, benché lo spread sia rientrato a livelli tali che oggi riusciamo a pagare il 4%, 4,5% sui titoli di Stato a 10 anni, tali tassi sono comunque a un livello tale che faranno sì che lo Stato italiano per i prossimi 10 anni sia costretto a pagare sul debito attuale tra i 90 e i 100 miliardi l'anno, che corrispondono allo stato attuale a circa il 12-13% delle entrate fiscali. Allora la domanda è questa: se si continua con questa politica di rigore fiscale, è possibile riuscire a fare in modo da aumentare i redditi e il prodotto interno lordo, così che la percentuale di interessi dobbiamo pagare inizia a diventare più piccola, cioè quei famosi 90-100 miliardi che ogni anno lo Stato italiano deve pagare, saranno sempre più un peso sugli incassi totali dello Stato, o invece l'aumento del PIL farà sì che gli incassi totali dello Stato siano tali da poter pagare più facilmente questo? A mio avviso, per la relazione esistente tra aumento e comunque o comunque pressione fiscale sostenuta e consumi, ritengo che ciò non sia possibile, a meno che, è cosa che ha detto anche Draghi oggi, non ci si rivolga maggiormente a una visione orientata all'export della nostra. Quindi in una visione del genere è chiaro che bisogna investire molto in imprese, in settori che sono orientati all'export. Sarebbe però auspicabile che, quantomeno appena possibile, appena messi in sicurezza a livello di debito pubblico, quantomeno aver arrestato la corsa dell'aumento del debito pubblico, sarebbe il caso di pensare a qualche manovra fiscale, stavolta non come ulteriori aumenti, ma in qualche modo come una diminuzione della pressione fiscale totale. E questo
Chiaramente questo tipo di scelte politiche in Italia, così come le scelte politiche saranno fatte negli Stati Uniti o comunque negli altri paesi europei, e in particolare negli Stati Uniti c'è anche il problema di un ulteriore sforamento del tetto del debito previsto per quest'anno. Bene, se ci saranno fatte scelte che in qualche modo tenderanno a superare questi limiti e quindi in qualche modo a creare delle misure espansive, benché siano per in qualche, queste misure possono essere momentaneamente deleterie per la messa in sicurezza dei debiti, assisteremo a un aumento del reddito dell'economia e quindi di conseguenza delle entrate fiscali, fermi restando le pressioni fiscali attuali, tali da consentire comunque di pagare gli interessi e da far sì che almeno il debito non lieviti ulteriormente. Questa scelta chiaramente porterebbe però in sicurezza dal lato della solvibilità degli stati e allo stesso tempo potrebbe portare inflazione dovuta all'immissione di liquidità nel sistema monetario, anche se negli ultimi anni la liquidità immessa è andata soprattutto al settore finanziario, laddove le banche centrali hanno comprato soprattutto titoli di Stato o titoli legati ai mutui subprime, per cui di fatto poi questa moneta messa in circolo nel sistema non è andata ai consumatori, non è andata alle imprese o se non in minima parte, per cui non c'è stata un'effettiva pressione inflazionistica dovuta esclusivamente a questo fattore. Quindi i mercati in modo sono in questa fase di attesa, cioè nel vedere se gli stati vogliono proseguire tutti insieme di concerto e quindi anche unendosi gli Stati Uniti in questo caso con l'Europa verso politiche di rigore, pensando soprattutto a ripianare i debiti e la spesa, però allo stesso tempo ottenendo come risultato secondario l'abbassamento del PIL, disordini sociali, abbassamento dei consumi anche in maniera consistente. Oppure invece vogliono privilegiare l'aspetto dell'economia reale, quindi un aumento del credito alle imprese, un aumento dei consumi, una diminuzione della fiscalità o quantomeno una non maggior pressione della stessa. Ebbene, da queste due scelte dipendono anche gli andamenti dei mercati a lungo termine, sulle tendenze più corpose. E quindi chiaramente se si dovesse optare per la scelta rigorista, è chiaro che rispetto al calo dei consumi e rispetto all'aumento di pressione fiscale e via dicendo, e rispetto anche all'instabilità che si verrebbe a creare ulteriormente, avremo sicuramente ribassi sui mercati azionari perché sconterebbero ulteriori rallentamenti dell'economia, avremo un rialzo nelle quotazioni dei titoli di Stato e quindi un ribasso dello spread sostanzialmente, perché gli investitori per caso i titoli di Stato come ancora un porto possibile di sicurezza rispetto ad altre con una rendita garantita rispetto ad altri settori dell'economia, e allo stesso tempo avremo che i metalli preziosi, in particolare l'oro e l'argento, continuerebbero ad essere considerati una valuta alternativa nel caso di disordini sociali o comunque di disordini geopolitici che negli ultimi settimane stanno vedendo anche il fronte Israele-Palestina, comunque il fronte medio orientale, affacciarsi in più modi sulla scena della geopolitica globale come problema da affrontare, anche se oggi c'è stato questo passaggio. Del grande passaggio di riconoscimento della Palestina come Stato osservatore all'ONU, ciò non è detto che non si comporti, anzi, questo fatto stesso possa comportare ulteriori disordini geopolitici. E in quest'ottica l'oro, quindi politiche di rigore, disordini geopolitici, l'oro e l'argento potrebbero in qualche modo ancora mantenersi a prezzi sostanzialmente stabili o in rialzo, poiché gli investitori ne acquistano come strumento di difesa dai rischi geopolitici e dai rischi di inflazione sostenuta. Per
da rischi, dai rischi geopolitici e disordini sociali. Allo stesso tempo, però, abbiamo detto che i mercati azionari subirebbero un calo e quindi mentre quello dei bond, dei titoli di Stato, andrebbero al rialzo e quindi sostanzialmente i tassi di interesse pagati sugli stessi si abbasserebbero. Viceversa, se la scelta dovesse essere per una politica monetaria espansionistica, soprattutto espansionistica e anche una politica fiscale espansionistica, e soprattutto nei confronti dell'economia reale, cioè dando credito di nuovo alle imprese, dando credito ai cittadini e abbassando quantomeno, mantenendo la pressione fiscale, non aumentando ulteriormente, soprattutto dando certezza che scelte del genere siano durature. Allora in questo caso si innescherà un'aspettativa positiva sui mercati azionari poiché investitori istituzionali avrebbero in previsione aumenti del reddito complessivo dei vari stati e di conseguenza un aumento degli utili aziendali. Ciò chiaramente comporterebbe, visti i maggiori rendimenti che potrebbero offrire i mercati azionari e visto il fatto che in questo modo gli stati potrebbero incamerare di meno per ripagare gli interessi sul debito, provocherebbe da una parte il rialzo dei mercati azionari, dall'altra invece avremo un ribasso dei titoli di Stato e allo stesso tempo quindi un aumento degli spread tra i titoli meno sicuri e i titoli più sicuri. In questo caso, i metalli preziosi potrebbero subire una battuta di arresto o quantomeno avere un rialzo meno sostenuto rispetto all'altro. Il rialzo però che in questo caso sarebbe favorito non tanto dalla percezione di un rischio geopolitico quanto dalla percezione di un rischio inflattivo di inflazione molto sostenuta. In quest'ottica, quindi, in questa fase particolare di mercato, per chi ha già seguito le nostre indicazioni nei mesi passati, il consiglio è di continuare a mantenere le posizioni a rialzo sulle azioni e su quei particolari settori azionari che prevede di aziende produttrici di beni a domanda rigida come i farmaceutici, i produttori di energia, gli alimentari e così via. E allo stesso tempo mantenere ancora le posizioni di lungo termine a rialzo sull'oro e sull'argento, e in più ancora essere fuori dai titoli di Stato, perché sebbene in questi ultimi giorni lo spread tra i titoli di Stato italiano e i titoli di Stato tedesco sia arrivato attorno a un minimo rispetto a 7-8 mesi fa, verso i 300 punti, e quindi questo potrebbe farci percepire una minore preoccupazione rispetto al problema del debito. Nonostante ciò, ritengo sia ancora una situazione molto problematica, sia ancora una situazione molto problematica per i titoli del debito pubblico, per cui probabilmente converrebbe quantomeno stare fuori e aspettare che lo spread rialzi ancora prima di eventualmente entrare. Il mio consiglio è in questo caso di assolutamente ancora essere fuori fino alla fine 2015 dai debiti pubblici degli stati occidentali, poiché ci saranno molte scadenze su questi debiti nei prossimi anni e non è detto che i tassi di interesse non aumentino sugli stessi, dico anche sull'Inghilterra, sugli Stati Uniti, proprio per far sì, per attirare maggiori capitali e per sottoscrivere questi titoli in scadenza. Mentre per chi volesse fare operazioni di breve termine, consiglio comunque di aspettare un ribasso dei titoli di Stato, cioè quindi un aumento dello spread sull'Italia, prima di comprare per poi a stretto giro rivendere su un prezzo più conveniente. Questa permane ancora la visione di lungo termine e che sarà avvalorata ancora di più se continueranno queste scelte in cui tra le due sponde dell'oceano c'è da una parte gli Stati Uniti che favoriscono, cercano ancora, stanno cercando di favorire una politica per quanto soprattutto orientata all'acquisto di titoli del debito, titoli sotto stress, mentre in Europa c'è la linea rigorista. Ecco, questa incertezza tra le due linee è quello che sta determinando
questa anche incertezza degli investitori nel propendere per l'uno o per l'altra scelta. A mio avviso, le scelte che saranno fatte non saranno convincenti, perché la situazione attuale è tale che effettivamente nessuno può permettersi di prendere, nessuno Stato occidentale può permettersi di prendere con decisione un'unica strada senza abbandonando completamente l'altra, poiché in un modo o nell'altro sconteggerebbe grosse fette della popolazione, grossi interessi in termini economici, e ciò in qualsiasi caso provocherebbe destabilizzazioni e comunque caos economico, a seconda poi di quali siano le scelte, lo potrebbe provocare in alcuni settori piuttosto che in altri. Quindi in questo dare un colpo al cerchio e uno alla botte, credo continuerà questo stato di incertezza a cui abbiamo assistito nell'ultimo anno, specie in Italia, e tale stato di incertezza che a livello psicologico sui consumatori e sui risparmiatori comporta comunque un'attenzione tale e un'avversione al rischio tale per cui in qualsiasi caso i rendimenti nei prossimi anni, anche i consumi nei prossimi anni, saranno calanti. In quest'ottica, allora, ripeto, l'unica strategia, o meglio, la migliore strategia è quella di aspettare ribassi dei prezzi sui beni reali e acquistare beni reali. Per beni reali intendiamo le azioni, che sono quote rappresentative di società, quindi un bene reale, un'azienda che produce qualche cosa, un bene reale, e in particolare, come abbiamo detto, di quelle aziende che producono dei beni di cui le persone, anche se hanno dei redditi che vanno a decrescere e quindi consumano di meno, devono in qualche modo per forza consumare, o comunque sebbene consumare di meno, comunque consumarne, quindi energia, farmaci, alimentari e via dicendo. Chiaramente comprando queste azioni quando ci dovesse essere dei crolli di mercato o comunque dei ribassi di alcune giornate tali da renderle più attraenti in quest'ottica. Allo stesso modo, per quanto riguarda i metalli preziosi, c'è stato un piccolo crollo dell'oro di alcuni punti percentuali negli ultimi giorni e anche sull'argento, ma il prezzo a cui oggi sembra aver fatto un minimo andrà a toccare livelli di 1708-1710 dollari l'uncia, da cui a mio avviso potrebbe ripartire quantomeno una fase di mantenimento dei prezzi o comunque ulteriormente rialzista sul medio-lungo termine. E anche in questo caso sui metalli, su ogni ribasso abbastanza sostanzioso dei preziosi, converrebbe ancora acquistare perché sono beni reali. In particolare sull'oro è molto da fare molta attenzione al livello di 1660 dollari l'uncia, perché fino a quando quel livello verrà mantenuto, a mio avviso saremo ancora in un mercato orientato al rialzo. Questo rispetto a dei sistemi statistici e a delle analisi grafiche che possono essere fatte sulle tendenze a lungo termine dell'oro, e quindi fino a quel livello converrebbe ancora comprare, anche se sarebbe un acquisto a scopo, anche perché le condizioni che determinano l'aumento, come abbiamo visto, come abbiamo spiegato, non sono ancora venute meno. E allo stesso tempo continuare a stare fuori dai debiti pubblici occidentali e sull'euro-dollaro, cambio euro-dollaro, ecco, siamo anche lì a un punto di svolta. Dice, io immagino che al massimo l'euro possa spingersi fino a un massimo precedente di 1,3170, massimo relativo precedente di 1,3170, dopodiché, in linea con quanto dicevamo prima, a seconda delle scelte che verranno adottate, potrà superarlo e allora avremo un cambio di politica a livello internazionale nell'economia e per cui andrà rivisto tutto il portafoglio, o viceversa da quel livello ricominciare a scendere, ma immagino io che già dalla settimana prossima inizieremo ad assistere a questa discesa non solo dell'euro-dollaro, ma anche dei mercati azionari e di nuovo avremo l'aumento dei rendimenti sui titoli di Stato, cioè la situazione che ora era, in queste ultime 2 settimane è stata percepita un po' più tranquilla anche per
decisioni prese sul debito della Grecia, sugli aiuti dati alla Grecia e tanti altri accordi che sono stati fatti in sede di Commissione europea. Ecco, questa, io credo che nelle prossime 2 settimane, o meglio, che credo, penso, per la serie di elementi di cui ho detto prima, per queste variabili, queste rilevazioni macroeconomiche e microeconomiche che stanno emergendo, in cui segnalano un rallentamento, immagino che nelle prossime settimane assisteremo di nuovo al ritorno del rischio sui mercati. Però ecco, come dicevo, quel rischio sui mercati, quei ribassi sui mercati andrebbero viste come opportunità di incrementare le proprie posizioni, le proprie esposizioni sul mercato azionario o sul mercato e per poi seguire i successivi rialzi. Quindi direi che i mercati bisogna vederli in questo momento, da qui diciamo fino almeno a metà gennaio, come se si muovesse in una fascia di oscillazione abbastanza ristretta di circa un 20%. Certo, il 20% sembra tanto, ma sui mercati azionari o su alcuni determinati mercati finanziari sono fasce abbastanza medie, insomma, di oscillazione. Ebbene, su queste fasce, sui livelli bassi di queste fasce, conviene sempre, per chi non l'ha fatto, comprare, iniziare a comprare questo tipo di attività finanziarie. Viceversa, per chi già l'ha fatto, a seconda dell'esposizione che già, se è troppa, lasci perdere, ancora una bassa esposizione, converrebbe incrementare l'esposizione sui mercati azionari, su dei metalli preziosi. Allo stesso tempo, inizierei a dare un'occhiata al mercato degli immobili, perché se sul mercato immobiliare, come mi aspetto, nei prossimi 6 mesi assisteremo al vero e proprio, non dico crollo, ma al ribasso più sostanzioso a cui dovremo assistere e a cui ancora non abbiamo assistito, allora potrebbero presentarsi delle opportunità di acquistare immobili di un certo interesse a prezzi almeno, secondo alcune stime che faccio con dei miei modelli, che andrebbero almeno un 10-15% in meno delle abitazioni civili e almeno un 20% in meno per quanto riguarda invece quelle commerciali. Quindi mantenersi liquidi sui conti depositi, in questo caso sui conti deposito ben remunerati, e all'occorrenza fare acquisti in caso di ribassi del genere, delle percentuali che ho riferito, fare acquisti anche su, si può pensare a ricominciare a fare acquisti sugli immobili. Bene, dalla regia mi indicano che giustamente il tempo a nostra disposizione sta per terminare, spero nelle prossime settimane, nei prossimi incontri, di potervi portare anche degli ospiti in studio. Vedremo un po', magari ci saranno delle sorprese, ne voglio discutere anche con la redazione. E per stasera è tutto, vi lascio un saluto forte e caloroso e ci rivedremo fra 15 giorni, a venerdì 13 dicembre prossimo. Una buona serata a tutti da Alfredo Pauci.